Ah, io degli altri non è che possa andare a dare giudizi, devo solo dire che la Juve non era in crisi, intanto. Certo, quando parte così, la Juve è sempre abituata a partire altisonante, stanno qua sempre un po' con delle difficoltà, però che erano quelle di subire, non di non creare, insomma. Quindi nel momento che la squadra ha cercato un po' di avere più le linee corte in sostegno della difesa, ha sofferto meno e ha continuato a creare quello che ha creato sempre. Quindi da quel punto di vista siamo molto contenti perché il gruppo si sta formando bene. Io penso che la Juve l'abbia creato grandi difficoltà all'Udinese oggi, non lo so. So che l'Udinese ha tenuto un attacco fantastico, un giocatore che ha fatto molto bene col Genoa, ha fatto molto bene con l'Inter. Però oggi la Juve mi sembra che abbia fatto una partita di cui non si può disconoscere il valore. Io spero continui così, anche se so che il campionato poi è molto duro, molto lungo e faticoso. Come interpreta il gesto della quinta? C'è stato un battibecco, lui ha fatto così, mi sembra, non ha fatto, quindi mi sembra che lo faceva anche Luca Toni, quel gesto di becco. Però un brutto gesto di fronte al suo pubblico. No, ma dopo è andato a scusarsi, mi sembra che ha capito un momento lì, un momento di così, di mai con una battibeccato da lui ha risposto, ma da uomo molto saggio, molto a posto, magari ha capito e mi sembra che le sue scuse siano un buon bel gesto verso il pubblico fiorentino. Ma su quello mi dispiace, perché comunque a Udine sono molto legato e quando succede che vinci 4-0 contro la tua ex squadra c'è felicità, perché il momento era un po' difficile anche per noi, però c'è anche dispiace, magari era l'ultima squadra con cui volevi vincere 4-0. È un bene che siamo riusciti a sbloccare la situazione con un gol po' fortunoso, poi abbiamo continuato a macinare gioco e creare occasioni e credo che alla fine della partita il risultato sia giusto. 4 gol segnati e nessuno subito, importante per la difesa juventina. Importantissimo, perché ci tenevamo un po' a invertire la rotta rispetto alle ultime partite, ci siamo riusciti e dobbiamo continuare su questa strada.